Bene, buonasera a tutti. Avverto che se non vi sono... No, avverto, siamo in diretta sulla web TV della Camera. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti dell'ANCI. Quindi sono presenti con noi il Presidente facente funzione e il collega Roberto Pella, il Segretario Generale, la dottoressa Veronica Nicotra, l'assessore del Comune di Venezia, dottor Suin, e collegata da remoto la vice sindaco del Comune di Roma, Silvia Scozzese. Allora, questo per noi è un momento importante perché? Perché comunque sia nell'azione che stiamo portando avanti come Commissione parlamentare d'inchiesta, ovviamente c'è una interazione molto stretta con le amministrazioni comunali. Quindi i nostri, diciamo anche i nostri sopralluoghi esterni partono tutti da un confronto con le amministrazioni locali che sono ovviamente sul territorio il primo step del rapporto con le comunità locali. E tra l'altro una caratteristica di questa commissione è che siamo quasi tutti ex amministratori comunali, quindi abbiamo avuto l'onore e il privilegio di amministrare le nostre comunità locali. Pertanto alcuni dei temi che ci vengono posti nel corso dei sopralluoghi esterni sono ovviamente per noi molto familiari perché fanno anche parte del nostro background personale prima che politico. Quindi ecco, questo di oggi è un momento importante anche per valorizzare il grande lavoro che ha fatto ANCI in questi anni, per diciamo un lavoro anche di cornice rispetto ai tantissimi interventi sulle periferie che sono in corso nel nostro paese. Soprattutto diciamo noi stiamo focalizzando la nostra attenzione sulle città metropolitane italiane. Infatti abbiamo già avuto modo di visitare 6 città metropolitane italiane e tra qualche settimana saremo a Torino, quindi prosegue questa azione della Commissione che da un lato punta all'approfondimento dei temi e questo di oggi è uno di quei momenti, dall'altro punta a proposte concrete anche sulla base degli elementi che raccogliamo e il terzo aspetto non meno importante è quello di una presenza sul territorio. Quindi ecco, darei innanzitutto la parola al Presidente Roberto Pella che ringrazio nuovamente per la disponibilità ad essere qui con noi presente. Grazie Presidente, grazie Onorevole Battilocchio, naturalmente saluto tutti i colleghi parlamentari e senatori che fanno parte di questa importante commissione parlamentare che ritengo essenziale e basilare proprio per quanto enunciato dal Presidente Battilocchio in quello che è il contesto di grande impegno e grande lavoro a favore dei territori. Mi permetta e mi permettete di ringraziarvi a nome dell'Associazione Nazionale per il vostro impegno nel avere un incontro diretto con i sindaci e con le amministrazioni comunali, ma soprattutto nella capacità anche di saper coinvolgere i diversi livelli istituzionali, i diversi attori economici, in quelli che sono incontri che non solo consentono a voi di conoscere quella realtà, ma di poter avere anche quegli strumenti e quelle conoscenze da poi apportare nel lavoro della vostra Commissione, nei vari provvedimenti parlamentari che sono in itinere e che lo saranno ancora proprio a seguito anche di queste possibilità di avere una conoscenza diretta. Sicuramente il fatto che, come diceva lei Presidente, i componenti sono tutti ex amministratori fa sì che si possa anche conoscere sul campo quelle che sono le opportunità, le possibilità, quello che si può, quello che non si può e quelle che sono anche le iniziative che ognuno di voi ha provato poi nel mandato elettorale come sindaco in quella che è la condizione. Il tema delle periferie, e concludo lasciando la parola
per entrare in quello che è il merito sia ai colleghi Zuin che Scozzese, ma ovviamente anche al nostro segretario generale, è proprio questa che per noi riteniamo una priorità, un'importanza strategica sul ruolo delle periferie. Un dato che mi preoccupa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che oggi il 34% della popolazione italiana vive già nelle aree metropolitane, ma nel 2050 supereremo il 50%. A livello mondiale siamo già al 50%, probabilmente supereremo il 70% con un'invivibilità totale delle megalopoli. Questo non solo si diventa prioritario in quella che è la formazione delle nuove città, in quella che è la rigenerazione urbana, che chiedo lei Presidente e agli autorevoli componenti di questa Commissione di avere grande attenzione in tutti quelli che saranno i provvedimenti parlamentari che seguiranno a partire dalla manovra e non solo nei prossimi mesi, ma soprattutto sul tema delle malattie non trasmissibili. Proprio ieri come Presidente di ANCI ho avuto un convegno alla presenza del Ministro Schillaci, del Vice Ministro Bellucci, oltre che di Monsignor Paglia, che da seguito all'applicazione della legge 33 del 2023, proprio di quello che è il tema importante dell'invecchiamento, il tema delle malattie non trasmissibili. Ecco, insomma, sono tutti temi che sicuramente fanno parte di quello che è la vostra attenzione. Su questo, caro Presidente, ci siamo anche permessi, come lei ci ha richiesto, di poter presentare al termine di questa audizione un documento scritto che tiene conto anche di quelli che sono dati complessivi e generali, ma soprattutto un documento che pone anche una fotografia dando una visione su tutto quello che è l'insieme delle città metropolitane stesse. Quindi, nel ringraziarla per questa audizione, nel manifestare la nostra piena disponibilità nel collaborare con voi anche in futuro, perché riteniamo, come diciamo spesso e come ho detto io anche durante i congressi regionali che stiamo tenendo in tutta Italia, questo per me è un appuntamento importante, essenziale. Ecco, nel manifestare tutta la nostra disponibilità lascerei la parola a quello che è l'intervento dei due colleghi, dottoressa Scozzese, che anche ricopre l'importante ruolo anche di vice sindaco oltre che di assessore, e del collega Zuin, che lo è stato e continua a essere anche come assessore della città di Venezia, e poi la dottoressa Veronica, se ritiene anche in chiusura di poter aggiungere, proprio perché ritengo che questo possa essere veramente un valido punto di inizio. E ancora una volta, Presidente, grazie a nome dell'ANCI per la sua sensibilità, per la sua voglia di portare anche la nostra associazione in quello che è un confronto importante, essenziale, di collaborazione con voi. Grazie, grazie Presidente. E darei la parola all'assessore Zuin. Grazie Presidente, grazie per l'opportunità di fare una sintesi di quelle che sono le proposte e quello che ha fatto ANCI anche in collaborazione col Parlamento, con il Governo, e quello che ha portato avanti in quella che è, diciamo, il cuore della Commissione, quello del degrado, delle periferie, eccetera, per cui tutti i progetti che vengono appunti fatti col Comune, coi Comuni. Il contrasto del degrado delle aree urbane, delle loro periferie, è da sempre al centro dell'elaborazione e dell'iniziativa di ANCI. I Comuni italiani e i loro sindaci, istituzioni più di ogni altra prossime ai cittadini, sono quotidianamente impegnati nella cura dei territori periferici, nell'erogazione di servizi per l'inclusione sociale, nella promozione di sviluppo e rigenerazione urbana. I comuni negli anni hanno assicurato un rilevante contributo al risanamento della finanza pubblica. Si tratta nel complesso di 14 miliardi di euro, di cui taglia le risorse per 8 miliardi e 6 miliardi di accantonamento. Tutto questo ha drasticamente ridotto le possibilità di azione delle amministrazioni nel contrasto allo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Parallelamente, i sindaci si sono trovati in prima linea nell'affrontare sfide inedite e sempre più rilevanti, per cui il cambiamento climatico, la pandemia, il cambiamento demografico, i maggiori costi energetici, e quindi le politiche di contrasto al degrado delle città e delle loro periferie devono tener conto delle complessità fin qui evidenziate e avere due caratteristiche essenziali. Una che è quella dell'interpretazione del concetto di periferia, e cioè nei contesti metropolitani l'identificazione delle aree periferiche assume i contorni di ulteriore complessità, inserendosi nei rapporti dinamici tra la città capoluogo
e i comuni delle cinture metropolitane, in cui è possibile identificare diversi centri e diverse periferie. E poi i progetti devono essere integrati, cioè devono prevedere un insieme di interventi che nell'affrontare problematiche di natura urbanistica, sociale, ambientale, di mobilità, possano produrre l'effettiva rigenerazione delle aree urbane interessate. Un'iniziativa di grande importanza in questo quadro è stato il cosiddetto bando periferie, attivato nel 2016 a seguito dello stanziamento di 500 milioni di euro nella legge stabilità per un fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Le risorse, successivamente incrementate fino a un valore di 2 miliardi, hanno consentito l'attivazione di 120 progetti di rigenerazione urbana nelle periferie dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane. ANCI avanza alcune osservazioni e proposte per una politica nazionale di rigenerazione urbana e contrasto al degrado delle città e delle loro periferie. Occorre una programmazione coordinata e pluriennale dei programmi e risorse che dia certezze ai comuni e città metropolitane. Per cui il bando periferie, i piani urbani integrati, il PINQUA, il POM Metro sono programmi di durata temporanea e per quanto molto rilevanti non danno certezza di continuità alle amministrazioni. La rigenerazione e la riqualificazione delle periferie urbane richiede la possibilità di una programmazione di medio e lungo periodo che si basi su risorse certe. Occorrono poi un'integrazione tra programmi e assegnazione diretta delle risorse, cioè uno sforzo per la messa a sistema dei programmi esistenti. In questo quadro ANCI ha salutato positivamente la previsione dell'estensione a PNRR e fondi strutturali delle competenze della cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione prevista dal DL 60 del 2024. E occorre anche la definizione di regole e strumenti omogenei per la rigenerazione urbana, auspicando la definizione di quadri di regolazione omogenei per i diversi programmi, riducendo la frammentazione degli interlocutori istituzionali e adottando un'unica piattaforma informatica, individuando regole omogenee per la rendicontazione. Il PNRR, così diamo anche qualche numero, le risorse del PNRR assegnate ai comuni e città metropolitane e loro aggregazioni sono pari a 37,5 miliardi, che con le risorse derivanti dal Piano Nazionale Complementare arrivano a un totale di circa 40 miliardi. Poi, a seguito della riprogrammazione del PNRR, i progetti di comuni e città finanziati dal PNRR, al netto di quelli trasferiti su risorse nazionali e fondo complementare, hanno un valore di 29,1 miliardi e sono tre gli investimenti più importanti che nel PNRR intervengono in materia di rigenerazione delle periferie. I progetti di rigenerazione urbana e sono volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, che ha un valore di 4,2 miliardi e coinvolge 645 enti per 2.325 opere finanziate, i PUI, cioè i piani urbani integrati, che coinvolgono 14 città metropolitane e 303 comuni in 31 piani del valore complessivo di 2,7 miliardi, e il PINQUA, cioè il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, che ha un valore di 2,8 miliardi e coinvolge 76 comuni, 8 città metropolitane nella realizzazione di 131 progetti. Almeno 1.080 progetti di rigenerazione urbana nei comuni con più di 15.000 abitanti, 3 milioni di metri quadrati riqualificati dai PUI, dai piani integrati, e 10.000 unità abitative ristrutturate e 800.000 metri quadri di spazi pubblici rigenerati tramite il PINQUA. Si ritiene che dal confronto che ha avuto ANCI col governo, questo abbia avuto degli esiti positivi ed è stata garantita per tutti i progetti la continuità del finanziamento tramite l'individuazione di altre fonti. Dal punto di vista del PINQUA, però, rimangono da finanziare altri 112 progetti valutati già ammissibili a finanziamento dall'Alta Commissione di comuni e città metropolitane, per cui ANCI ha chiesto al Governo uno stanziamento aggiuntivo di circa 1 miliardo.
A queste cose che appunto riguardavano il PNRR si aggiungono le politiche di coesione e del POM Metro Plus. Quindi a completare il quadro di una fase straordinaria di investimenti sono le risorse messe a disposizione dalla politica di coesione ed esplicitamente finalizzate alla rigenerazione delle periferie tramite le strategie urbane di sviluppo sostenibile. Il ciclo 2021-2027 della coesione in Europa può contare su un finanziamento di 392 miliardi di euro. La nuova programmazione con i 43 miliardi di provenienza europea e i cofinanziamenti nazionali in Italia ha un valore di 74 miliardi. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana, i punti di interesse nella programmazione italiana 2021-2027 sono i seguenti. Uno previsto dall'articolo 11 del regolamento 1058 del 2021, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è dedicato per almeno l'8% della dotazione a sostenere interventi di sviluppo urbano sostenibile, con un aumento rispetto al 5% previsto nella programmazione precedente. Ai comuni capoluoghi di città metropolitana è dedicato il POM Metro, che ha una dotazione di circa 3 miliardi. Nel nuovo POM Metro sono coinvolti non solo i comuni capoluoghi di città metropolitana, ma anche 39 città medie del sud, con una linea ad esse dedicata per azioni legate all'innovazione sociale per un valore complessivo di circa 300 milioni, e poi ci sono le strategie urbane previste appunto dalle programmazioni regionali. E ai fondi europei si affianca in Italia il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, l'FSC, che nel suo ciclo 21-27 può contare su risorse pari a 76 miliardi, e poi ci sono altri accordi, 19 accordi con regioni e province autonome. Alcuni esempi di progetti urbani integrati in corso, poi lasciando la relazione sono anche più descritti, io mi limiterò a descrivere ad esempio il mio, così collego Venezia. A Catania c'è il parco di Librino, a Genova il parco lineare del lungomare di Canepa, a Napoli il Restart Scampia in cofinanziamento col PN Metro Plus, a Torino le biblioteche e a Milano i 70 km di superciclabili. A Venezia noi abbiamo un PUI che si chiama Più Sprint, prendendo le lettere iniziali del piano integrato urbano per sport e rigenerazione e inclusione nel territorio metropolitano, e nasce da un percorso di condivisione con i comuni metropolitani volto alla rigenerazione urbana e a supportare lo sviluppo economico-sociale del territorio metropolitano. Grazie. Grazie all'assessore Zuin. Non so, prego, dottoressa. Allora, si è collegata, la vediamo, la vice sindaco di Roma Scozzese. Le darei subito la parola, ringraziandola per la sua disponibilità a partecipare a questa audizione. Prego, vice sindaco. Grazie, io ringrazio voi per questa occasione. Ovviamente ringrazio quindi tutte le persone presenti, l'ANCI che ovviamente svolge sempre ottimamente il proprio ruolo anche di coordinamento e rappresentazione di quelli che sono i temi comuni appunto agli enti locali, ai comuni appunto di ogni dimensione. E il tema è un tema molto importante e molto interessante, quindi vi ringrazio di averlo affrontato organicamente partendo appunto dal, secondo me, la questione essenziale dal punto di vista istituzionale, che è l'integrazione e quindi la capacità di integrare e coordinare gli interventi, perché come anche il documento che è stato presentato ed illustrato dal mio collega mostra, il successo e l'importanza appunto dell'integrazione, perché noi abbiamo un fitto programma ad esempio che riguarda
sia la riqualificazione urbanistica di molte zone e quindi anche il recupero di aree, la riqualificazione di aree. Però quello che è importante e che in molte esperienze, anche in quelle citate, è un elemento di qualità, appunto, è la capacità di fare politiche integrate. Faccio degli esempi. Noi abbiamo raddoppiato dall'insediamento di questa amministrazione la nostra capacità di investimento, quindi il nostro intervento su quello che si chiama appunto il piano degli investimenti del comune, anche grazie agli interventi nazionali, quindi a quelli di natura straordinaria come il PNRR, in questo caso per Roma anche i fondi del Giubileo. Però poi per realizzare delle politiche che abbiano ovviamente l'obiettivo anche di dare una risposta a situazioni che sono situazioni spesso diciamo anche stratificate negli anni e che riguardano in particolare il tema che stiamo affrontando, questo delle periferie, abbiamo bisogno appunto di un'integrazione tra gli interventi che possono essere appunto nascere dall'urbanistica, ma che riguardano ad esempio i trasporti, che riguardano il sociale. Noi ad esempio appunto con nei PUI, che è un intervento a cui teniamo molto, abbastanza complessi, appunto finanziati con questo tipo di interventi, nelle periferie, in periferie di questa città, della nostra città, che erano appunto, avevano avuto una espansione urbanistica molto rilevante negli anni 70 e negli anni 80, e che quindi risultano oggi periferie che hanno bisogno di tutto, dei servizi, dalla mobilità, appunto, ai servizi che aiutano l'integrazione sociale, alla scuola, agli asili. Vediamo che l'elemento importantissimo è appunto il supporto anche statale, quindi anche attraverso interventi speciali, sia dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista dei mezzi, di capacità di sviluppare e quindi di proporre progetti che appunto abbiano l'obiettivo di reinserire tante persone, che oggi sono persone che non accedono, ad esempio, a determinati servizi, in quella che è un po' la comunità e quindi che è il vivere comune. Ad esempio, uno di questi è lo sport. Noi abbiamo investito molto nella riqualificazione, ad esempio, di tutta la rete dello sport che si offre appunto anche in zone che erano storicamente, diciamo, un po' povere di queste aree. Lo facciamo nelle aree verdi attraverso la riqualificazione di spazi, ad esempio, dedicati allo sport nelle aree verdi, ma anche la riqualificazione di tutte le palestre che sono spesso nelle scuole oppure sono del patrimonio comunale. Allora, questi elementi sono elementi che abbiamo, su cui noi, in cui noi crediamo molto e che sono finalizzati e servono anche a restituire quella capacità di integrazione sociale e quindi anche di fornire quella capacità di vivere nelle nostre aree urbane avendo gli stessi servizi su tutto il territorio. Quindi lo sforzo e un po' la sfida è quella di offrire alle periferie appunto oggi tutti quella qualità, oltre nella quantità e nella qualità, i servizi che i cittadini si aspettano di trovare in una città, nella propria città, nel posto dove vivono. E questo riguarda anche politiche integrate, ad esempio sulla mobilità. Per una città come Roma è molto importante. Noi abbiamo, come sapete, fatto anche grazie anche a interventi straordinari del governo, ad esempio sulla metropolitana, degli investimenti importanti su questo, perché la capacità anche qui di collegare zone che, ripeto, hanno avuto delle espansioni urbanistiche nella storia di Roma, che spesso e volentieri sono state rapide, non hanno avuto il tempo di recuperare quelli che sono invece i servizi, ad esempio, della mobilità, che dovrebbero offrire a tutti la possibilità di muoversi liberamente nella città. Ecco, oggi sono tutti in una fase di recupero. Quindi, da questo punto di vista, ecco, un altro esempio molto importante, proprio sulla sicurezza, che è uno dei temi, mi sembra, che sono trattati da questa commissione, è ad esempio un investimento che noi abbiamo fatto importante sulla presenza di telecamere e quindi sulla digitalizzazione e soprattutto appunto sulla messa a disposizione di strumenti che possano offrire ad esempio la possibilità in certe zone di una diciamo presenza appunto ad esempio di questi strumenti che offrono ai cittadini la possibilità di avere una presenza, diciamo, più importante anche dal punto di vista delle nuove tecnologie e che possono servire per tantissime cose, appunto dalla sicurezza, ad esempio al monitoraggio appunto dei mezzi pubblici, al monitoraggio anche della qualità
dell'ambiente, della città, pensiamo al verde, pensiamo appunto alle situazioni di emergenza che possiamo vivere. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, l'esperienza e le esperienze che noi abbiamo in corso sono tutte esperienze che servono ad incentivare, appunto, e a programmare nuovi strumenti e progetti di cesura, appunto, e di ricostruzione dei collegamenti di ogni genere, appunto, ripeto, da quelli sociali al trasporto, al supporto alle persone. Pensiamo anche, ad esempio, abbiamo un'articolazione municipale, a quelli che sono tutti i servizi alla persona. Noi abbiamo, diciamo, decentrato, ma questa è una posizione storica di Roma, i servizi alla persona, ad esempio, la cosiddetta tutta l'ambito della supporto al sociale, quindi al supporto alle persone che hanno problemi, da problemi di assistenza di ogni genere. Questo, diciamo, questo elemento è un elemento presente nei nostri municipi, ma che ha bisogno, ad esempio, oggi di un'implementazione, perché le sfide che noi oggi abbiamo di fronte sono sfide che cambiano in base, ad esempio, alla composizione della popolazione, alla presenza di molte persone che hanno bisogno di supporto, perché, ad esempio, la popolazione in certe zone della città presenta dei problemi che sono dovuti anche all'età, alla insomma, difficoltà anche qui all'esigenza però di vivere indipendenti delle proprie abitazioni, perché ha bisogno di una presenza da parte del comune più importante di quella del passato. Quindi in questo, ad esempio, l'integrazione della progettualità e semmai un supporto nella progettualità appunto della presenza appunto del comune per supportare tutte queste fasce deboli, per noi ad esempio potrebbe essere anche un'ulteriore frontiera per integrare tutte queste politiche che già sono presenti, sono efficaci, ma che sicuramente hanno bisogno di un'attenzione e di una presenza anche da parte ovviamente di istituzioni di coordinamento e di finanziamento, che potrebbero dare dei risultati anche qualitativamente e quantitativamente più importanti di quelli che noi oggi appunto possiamo osservare nella fenomenologia che voi avete già illustrato e che diciamo in qualche modo sicuramente è un inizio molto importante, ma che può essere e deve essere integrato, perché la richiesta dei cittadini su questo punto è sicuramente molto alta e che ovviamente, dato che invece è un elemento importantissimo per far crescere la coesione sociale e la qualità della vita nelle nostre città, che deve essere attenzionata, secondo me, con un'attenzione appunto importante da tutti i livelli istituzionali. Grazie. Grazie, Vice Sindaco Scozzese. Chiederei al Segretario Generale, Non voglio dottoressa dilungare e rubare altro Nicotra. tempo, forse è un tema che non è uscito e che però secondo me è utile sottoporre alla vostra riflessione, visto come dire, l'oggetto della commissione è la città metropolitana, perché come dire, queste politiche che voi avete, leggete nel documento, ora diciamo la parte più di finanziamenti in conto capitale che vedono beneficiari un ente costitutivo della Repubblica che ha una sua peculiarità. Avete ascoltato il vice sindaco di Roma, l'assessore di Venezia, sono ovviamente rappresentanti dell'ente comune, non della città metropolitana, però io vorrei apprezzare, farvi apprezzare, come dire, il ruolo istituzionale della città metropolitana. Cioè noi abbiamo politiche e problemi soprattutto che i cittadini manifestano, quindi, che necessitano di una soluzione, di una dimensione metropolitana per avere, come dire, risposte efficaci a questi problemi. Cioè, se voi andate ad approfondire un po' i contenuti del documento, vedete che, come dire, attraverso un ruolo di coordinamento che svolge ovviamente il comune capoluogo sede di città metropolitana, in particolare in questo caso il sindaco, come sindaco anche metropolitano, si riescono a realizzare e mettere insieme, come dire, i comuni dell'area, che in questo caso ovviamente presentano problematiche inerenti al tema appunto del disagio sociale, di tassi ovviamente di impoverimento o di problemi di altra natura che toccano alcune fasce sociali, e quindi di finalizzare meglio non soltanto, ripeto, nel territorio del comune capoluogo, ma su una dimensione metropolitana. Questo è possibile perché abbiamo un ente, che
prevede il 114 della Costituzione, con determinate caratteristiche istituzionali, in questo caso, che consentono di svolgere una funzione di coordinamento. E quindi cosa hanno fatto i sindaci del Comune Capoluogo? Hanno chiamato, ad esempio nel caso dei piani urbani integrati, hanno chiamato tutti i sindaci dell'area metropolitana e, ripeto, come diceva il Presidente Pella, che rappresentano ormai quasi il 45% della popolazione italiana, quindi rendetevi conto della resa politico-istituzionale che si ha grazie a questo ente di secondo grado, li hanno chiamati intorno a un tavolo, spiegato che c'erano 2 miliardi e 7 disponibili per progettualità che dovevano avere determinate caratteristiche, ovviamente imposte dalla Commissione europea e dal governo italiano, e si sono finanziate delle progettualità. Altra notazione, il tema della periferia, cioè voi siete una commissione che ha ad oggetto la periferia, però io ci tengo a farvi comprendere che non è, ovviamente, chiaro, non è una dimensione territoriale, non è una dimensione urbana, non è che le periferie, come noi le dobbiamo intendere in questo momento storico, sono, come dire, le periferie territoriali urbanistiche del comune, ma sono quelle aree territoriali, anche in molti casi centri storici, in molti comuni, che presentano, pensiamo al comune di Genova, che presentano ovviamente determinate parametri di povertà, di marginalità sociale, di degrado, che necessitano di interventi. Quindi io credo che dobbiamo apprezzare, come dire, le politiche che i governi hanno fatto negli ultimi anni e la, come dire, il sostegno che ci sta dando anche questo governo. Ricordo, come previsto nel documento, noi abbiamo un raddoppio del Pometro Plus. In questo caso va al Comune Capoluogo, che organismo intermedio. Questa è stata una grande novità che l'ANCI ha ottenuto con la precedente programmazione. Abbiamo più di un miliardo, abbiamo circa 2 miliardi di Pometro Plus. Anche questo ovviamente è un fondo molto importante che sostiene le grandi città su tematiche legate appunto al degrado sociale e all'impoverimento. Quindi, come dire, la preghiera che io faccio nel ruolo che ovviamente svolgo sempre è di continuare ad alimentare dal punto di vista dei finanziamenti statali, come dire, una programmazione, quindi una progettazione, una messa a terra di finanziamenti che riguardano questi aspetti. È chiaro che c'è un tema di parte corrente, io vi permetto, la vice sindaca di Roma ha toccato un tema molto importante, quello della sicurezza urbana, ovviamente, come dire, per dire, noi prendiamo a modello spesso l'esperienza del Comune di Venezia, che è un'esperienza, a mio avviso, di grande importanza, perché il sindaco Brugnari è riuscito a realizzare, come dire, una sala operativa mettendo insieme, che, come dire, dobbiamo guardare, che noi stiamo cercando ovviamente di diffondere anche in altre grandi città, è una sala operativa che mette insieme Polizia Municipale, tutte le forze dell'ordine, che è un fiore all'occhiello sui temi della capacità del contrasto su questi temi. Abbiamo un tema, ve lo pongo come parlamentari, di rafforzamento degli organici della Polizia Municipale, soprattutto nelle grandi città, del nostro meridione, da Catania, Palermo, Messina, in su, fino a Napoli, ovviamente c'è una carenza di organici troppo significativa, e quindi c'è un problema ovviamente anche di presidio del territorio e di contrasto a fenomeni, diciamo, di allarme sociale. Su questo forse dovremmo fare un po' di più, così come sul tema delle politiche abitative noi abbiamo un grande problema, perché al netto di questi finanziamenti di parte capitale, noi abbiamo un azzeramento dei fondi per la morosità incolpevole, diciamo più sulla parte corrente, che preoccupano molto. Quindi richiamo l'attenzione del Parlamento sull'esigenza di, se possibile, di destinare delle risorse sulle politiche abitative. Grazie. Grazie mille, dottoressa Nicotra. Grazie per gli interventi, e io credo che, ecco, ci abbiate dato un quadro preciso di un ingente mole di interventi in corso, grazie a risorse probabilmente inedite rispetto al passato, perché abbiamo parlato dei fondi del PNRR molto ingenti, in particolare tre ambiti, ossia i progetti di rigenerazione urbana, i piani urbani integrati e i PINQUA, le politiche di coesione, il PON Metro Plus. Quindi parliamo di interventi veramente che stanno incidendo
in maniera enorme, impattante sulle nostre città metropolitane. Lascerei la parola ai colleghi, se hanno qualche domanda, qualche osservazione, qualche dubbio. Collega De Maria, prego. No, ringrazio molto per queste relazioni molto interessanti, se no più delle domande più che dubbi. Intanto ci tenevo a ricordare che uno degli elementi importanti che possiamo costruire nel lavoro di questa Commissione è anche condividere in modo trasversale tra i gruppi parlamentari proposte di legge che attengono ai compiti della Commissione, che possono essere poi oggetto di un'iniziativa legislativa che parta già da una condivisione tra i diversi gruppi parlamentari. Adesso abbiamo fatta una più particolare sulla giornata delle periferie, ma l'idea sarebbe anche quella di avere alcune proposte legislative che nascono all'interno del lavoro della Commissione, oltre la tradizionale relazione finale e su questo credo che un raccordo stabile con l'ANCI potrebbe essere davvero di grande interesse. Rispetto a due cose così mi interessava esprimersi, anch'io penso che il bando periferie sia stato un elemento assolutamente virtuoso, un'esperienza assolutamente virtuosa, soprattutto perché ha promosso la filiera istituzionale e col meccanismo anche del cofinanziamento ha unito risorse nazionali e risorse locali all'idea di una coprogettazione in qualche maniera, che secondo me è la strada giusta da seguire. Anch'io penso che ci sia un tema di investimento sulle città metropolitane, anche forse di rafforzamento degli strumenti finanziari anche operativi delle città metropolitane. Per esempio penso che l'assenza di una giunta a tempo pieno sia un problema molto serio di funzionamento di quel tipo di enti. Credo che in generale ci sia un tema di come attrezziamo il governo cosiddetto di area vasta. Ovviamente questa è una mia opinione personale, anche nel PD ci sono opinioni diverse. La mia opinione è che noi dobbiamo tornare sulla riforma fatta, perché l'indebolimento del livello di governo di area vasta ha complessivamente indebolito la forza dell'assetto istituzionale del Paese. Questo penso sia chiaro che non attiene strettamente alla discussione della Commissione Periferie, però è anche nei nostri compiti capire come gli assetti istituzionali sono predisposti a affrontare i problemi. Sul piano legislativo mi interessava sapere se, rispetto a questa sottolineatura che io condivido molto sulla polizia locale, se ritenete utile anche predisporre una nuova normativa legislativa sulla polizia locale. Di proposte di legge ci sono nella commissione che facemmo periferie due legislature fa, questo era un punto centrale della relazione della commissione, mi interessava capire che oltre al rafforzamento degli organici c'è anche un tema di messa a punto sul piano della legislazione nazionale o meno, perché su questo ci sono anche opinioni diverse, mi interessava sapere cosa ne pensate voi. Sul PNRR c'è una quantità inedita di risorse, lo abbiamo visto anche nelle missioni che stiamo facendo sul territorio. Peraltro vi devo dire che lavorare con Battilocchio presenta il problema che anche a Natale lui organizza missioni, mezzanotte di Capodanno, dice una breve call con Don Patriciello che ci dice come sta passando il Capodanno. Sostanzialmente viviamo questa condizione un po' particolare, scherzo per dire che stiamo lavorando molto bene, ma credo anche con grande veramente spirito trasversale tra le forze politiche. A me interessava capire questo anche da ex amministratore. Noi abbiamo due temi sul PNRR. Il primo è: rischiamo di perdere risorse? Rispetto ai comuni mi pare sia una situazione più virtuosa, perché questo è un punto che mi interessava capire, se rischiamo che a un certo punto si arriva al 2026 e una serie di progetti e risorse non riusciamo a spenderle, ma soprattutto mi interessava sapere se vedete anche voi, mi pare un po' di averlo sentito nelle relazioni ma chiedevo di approfondirlo, un possibile contrasto tra il taglio delle spese correnti e delle risorse sulle spese correnti e le risorse del PNRR, che sono tutte in parte di conto capitale sostanzialmente. A un certo punto rischiamo anche di trovarci più realtà da gestire con meno risorse. Questa mi pare una contraddizione che davvero, al di là della appartenenza politica, perché non attiene solo a questa fase di vita dei governi, è un tema su cui mi interessava sapere una vostra opinione. Infine, non è tema della Commissione Periferie, ma visto che vi abbiamo qui, mi interessava sapere se come ANCI avete una qualche elaborazione specifica sul tema delle aree interne. In questo caso intendo aree di montagna, aree più isolate, quindi è chiaro che so che non è la competenza della Commissione, facciamo un po' di fuori sacco, però se su questo, anche senza necessità di rispondere adesso, ma se avesse il materiale a me interesserebbe averlo.
anche quello più aggiornato, diciamo, eventualmente di riflessione, di proposte sul tema delle aree interne. Collega De Maria, collega De Palma, i colleghi collegati se vogliono intervenire mi fanno cenno. Grazie Presidente. Io volevo riprendere, fermo restando che le vostre relazioni sono abbastanza puntuali, insomma anche da ex amministratore locale comprendo perfettamente qual è il quadro delle risorse e dove vogliamo andare, qual è l'obiettivo. E riprendo proprio un passaggio, dottoressa Nicotra, quando si rifletteva sulla rigenerazione urbana, che tra l'altro mi dà lo spunto per riprendere un'interrogazione parlamentare di qualche settimana fa al Ministro degli Interni in merito a situazione di sicurezza e degrado nella città d'Altamura in provincia di Bari. Nella risposta fornita dal sottosegretario, in realtà oltre a quello che è, diciamo, lo standard a cui noi indirizziamo i nostri obiettivi, potenziamento della polizia locale, videosorveglianza, eccetera, eccetera, lo stesso sottosegretario faceva notare, no, un'attenzione maggiore da parte dell'autorità locale nel processo di rigenerazione urbana, che va di pari passo con il discorso del potenziamento della polizia locale, del servizio di sicurezza per appunto la sicurezza urbana. E quindi a questo punto qual è la mia riflessione? Se oggi non restituiamo ai cittadini ma proprio come un loro diritto, che è il diritto alla socializzazione, cosa che purtroppo per tutta una serie di ragioni, e perché in particolar modo nelle città metropolitane la corsa alle urbanizzazioni in periferia ha di fatto consentito di creare questi, fra virgolette, mostri sociali, e che hanno consentito appunto di abbandonare invece quella possibilità di poter socializzare all'interno dei quartieri in una certa maniera. E a tal proposito, questa compressione di diritti, voi immaginate, qui mi prendo Presidente una, vado un po' fuori dalla città metropolitana, nelle città medio-grandi, anche città che hanno un certo numero di abitanti e che oggi non vedono quelle risorse destinate a loro, cosa pensate, oltre a quello di implementare le risorse anche per loro? Cioè, questo aspetto non può creare di fatto due comparti, quello delle città metropolitane che viaggiano spediti attraverso risorse ed obiettivi e realizzazioni, e invece l'altro segmento di chi non è inserito in città metropolitane e che invece sconta dei ritardi a cui ovviamente la politica deve dare risposta? Grazie. Grazie al collega De Palma. Prego, dite voi come volete organizzarvi per le risposte, e chiedo ai colleghi collegati se c'è qualcuno di fare segno. Dopo lascio al segretario generale, eventualmente al presidente Pella. Io dico due cose su effettivamente il taglio delle risorse. Io sono anche assessore al bilancio a Venezia, e c'è questa dicotomia tra avere molte spese, molte risorse per gli investimenti e invece più di qualche taglio sulla parte corrente, che come diceva lei è un po' bipartisan, cioè ce la troviamo da qualche anno a questa parte, ed effettivamente io lo dicevo anche prima in generale, prendo ad esempio l'aumento dei consumi energetici derivante dai conflitti che ci sono nel mondo, in Europa, ha creato forti problemi per le amministrazioni comunali. E chiaramente ci troviamo ad affrontare delle spese che stanno diventando normali, ma hanno alzato, diciamo, verso l'alto l'asticella delle spese. E per quanto riguarda i fondi del PNRR,
almeno io come città di Venezia, noi siamo ben messi dal punto di vista della realizzazione delle opere che sono previste con quei fondi. Sì, in quel progetto PUI, che poi sono dei fondi che erano PNRR, esatto, che poi sono diventati dei fondi complementari, ma anche in altre realizzazioni che poi non sono stati date direttamente a noi, sono stati dati alla Biennale di Venezia, ma operano e sono opere del Comune di Venezia, abbiamo un buon tasso di realizzazione e i progetti e i lavori stanno andando avanti molto bene, insomma, ecco, queste due finestre che aveva chiesto lei sulle spese correnti e come stanno andando nei comuni, io ho preso il mio, loro magari avranno un quadro più generale di tutti quanti i comuni o città metropolitane. Grazie. Diciamo, sul rispetto delle condizioni del PNRR per questa parte che riguarda in particolare il PUI, no, siamo abbastanza sereni, considerato, come ben sapete, che una gran parte del PUI è andato fuori PNRR nella scelta della riprogrammazione che ha fatto il governo, però come sapete poi il ministro Fitto ha garantito un pieno finanziamento, c'è cioè una quota ancora di Firenze di 50 milioni che non è rimasta fuori, però ha garantito un pieno rifinanziamento facendo rivivere finanziamenti a legislazione vigente. Noi abbiamo da target concordato ovviamente con la vecchia Commissione europea 300 CUP su 600 da portare a scadenza. Arriveremo ampiamente su questi 300 CUP, tenendo conto che, ripeto, dentro il PNRR sarebbero rimasti soltanto 900 milioni su 2 miliardi e 7, quindi le città faranno molto di più di quello che comunque il governo chiede. Ci sono dei problemi, indubbiamente, cioè nel senso che abbiamo ottenuto per fortuna una norma molto importante, l'avete votata voi di recente nel DL Omnibus qualche ora fa, sui pagamenti. Abbiamo un problema di affaticamento del Ministero dell'Interno, in questo caso sulle rendicontazioni che vengono caricate, quindi abbiamo un problema di controlli, in particolare di eccesso di controlli di pagamenti, ma che speriamo comunque ci sia un input ad accelerare anche grazie a questa norma approvata. Sulla polizia locale c'è una riforma presentata dal governo, un disegno di legge, non so se sta alla Camera o se è stato depositato, sì, deve iniziare l'iter e nasce anche da un dibattito che abbiamo avuto col Ministero dell'Interno, con le regioni. Ora, sicuramente è una riforma che fa fare un passo in avanti, però ripeto, per quanto riguarda, per quello che a noi arriva in ANCI dalle problematiche che i sindaci, in particolare che i sindaci delle grandi città ci pongono sui temi della sicurezza urbana, quello che serve di più è gestione, sono risorse umane, sono strumenti, misure. Facevo l'esempio di Venezia, non a caso, perché ovviamente quello che serve rafforzare di più, per dire, è il coordinamento tra le forze dell'ordine, il CED Interforze. Per fortuna il Ministero dell'Interno sta adottando un decreto che aspettavamo dal 2017 sulla interoperabilità delle informazioni. Serve un tema, come dire, che è quello delle recidive, cioè noi abbiamo, come dire, ben sapete, cioè sapete più di tanti altri, che, come dire, il tema delle grandi città è, come dire, ovviamente un aumento esponenziale di reati di allarme sociale, no? Come dire, che purtroppo però che anche vengono arrestati in flagranza, ma si ritrovano ovviamente poi c'è un tema di effettività della sanzione, di effettività della pena, per cui servirebbe forse su questo tema anche coinvolgere il Ministero della Giustizia per capire come poter forse trovare delle soluzioni per garantire maggiore effettività della pena, perché il tema della recidiva è un tema che ovviamente è nella cronaca giudiziaria, nelle statistiche che conosciamo. Quindi a nostro avviso, più che riforme, come dire, servirebbero strumenti, misure, più illuminazione pubblica, più videosorveglianza, e poi c'è un tema, ripeto, di fondi, perché i fondi sulla sicurezza urbana sono ridicoli. I comuni prendono sulla sicurezza urbana, come dire, 25 milioni, sono veramente pochi.
per cui servirebbero maggiori risorse in quest'ambito e poi un regime che garantisca maggiore coordinamento con le associazioni di volontariato che lavorano sui temi sociali, forse vi è arrivato anche a voi, come dire, che aiuti a la sinergia con i grandi comuni. Cioè si potrebbero fare delle cose che migliorano, come dire, la sicurezza urbana. Giustamente lei diceva questa competizione che non deve essere mai competizione negativa o selvaggia tra i comuni. Ripeto, la città metropolitana è un ente di rappresentanza dei comuni, quindi non è un ente in competizione con i comuni. Quindi se svolge il ruolo lo svolge sempre a supporto dei cittadini di quell'area metropolitana. Quindi se si danno risorse alla città metropolitana non si danno risorse a un altro ente, si danno risorse sempre ai comuni dell'area metropolitana. Questo state sempre attenti, cioè non è un ente separato, perché spesso purtroppo io mi riscontro un po', scusate, un deficit di ignoranza, per questo ci tengo a ripeterlo questo, cioè la città metropolitana non è la qualche cosa che è contro i comuni, è un ente di rappresentanza dei comuni e dei sindaci dell'area metropolitana. E effettivamente, questo come ANCI, Roberto lo sa, io cerco di starci sempre attenta, c'è un problema di bilanciamento dei finanziamenti. Rischiamo spesso noi come governo, come legislatori voi, di dare troppe risorse ai piccoli comuni, troppe risorse ai comuni sopra i 50.000 abitanti, ci dimentichiamo di una fascia di comuni che valgono circa 1.000 comuni, tra i 5.000 e i 50.000. Dobbiamo prestare attenzione di più alle problematiche, che magari non attengono soltanto a problematiche di competenza di questa Commissione, ma io sto cercando un po', come dire, con i miei interlocutori tecnici nei ministeri, di ricordare che bisogna supportare maggiormente dal punto di vista dei finanziamenti anche questa fascia di comuni, che forse non so se è il riferimento che faceva lei. Però, ripeto, comunque il PNRR o quelle misure che poi sono transitate fuori dal PNRR, cioè i famosi 6 miliardi, riguardano tutti i comuni. Cioè noi abbiamo comunque, voi li dovete tutelare, vi prego, a legislazione vigente, finanziamenti importanti anche nella programmazione già, come dire, adottata, deliberata dal Parlamento, di misure importanti che fanno capo al Ministero dell'Interno, che dobbiamo proteggere per tutto il comparto dei comuni. Grazie, dottoressa Nicotra. Non è per una volta, cioè, il problema della città metropolitana è molto anche un problema di governance, perché nel momento in cui il sindaco del capoluogo è sindaco metropolitano, finché non si applicherà, diciamo, la sentenza, c'è anche proprio un tema per cui chi guida la città metropolitana non è votato dalla maggioranza dei residenti di quella città metropolitana in tante occasioni. Cioè, vari documenti nelle varie audizioni che ci sono state. Noi chiediamo da anni, mi ricordo Commissione Candiani, eccetera, il ripristino della giunta, un'agibilità istituzionale al sindaco che vive una solitudine, una modifica del sistema elettorale. Però come ANCI, questa è la posizione politica fino adesso, e io mi limito a registrare la posizione politica, non parla Veronica Nicotra, la posizione dei sindaci metropolitani, comunque mantenere la figura del sindaco metropolitano come sindaco, del sindaco capoluogo come sindaco metropolitano, ma prevedere la giunta, prevedere una modifica del sistema elettorale e vi aggiungo... Presidente, anche una discussione che abbiamo col mio sindaco metropolitano, però vi aggiungo... è un tema, diciamo, che c'è, ecco, poi si può affrontare in tanti modi. Penso che parliamo di Brugnaro o per il sindaco di Roma, se ci fosse un altro sindaco forse il piano urbano integrati non sarebbe andata come andata, perché ci sarebbe stata una contrapposizione. Questo lo dico in un'ottica di semplificazione istituzionale, è un modello che con alcune correzioni importanti sta sicuramente funzionando. Aggiungo, non esiste un finanziamento delle città metropolitane che la legge prevede dal 2011, ma non è mai stata adottata il relativo decreto di attuazione. Sì, il collega Iaria ha chiesto la parola, prego Antonino.
Sì, grazie, scusate il collegamento pessimo, ma io volevo fare solo una domanda che tra l'altro facciamo sempre come considerazione quando parliamo con l'amministrazione durante i nostri giri, le nostre gite, ma il tema del dialogo tra diversi enti che hanno proprietà di immobili per attivare politiche di rigenerazione urbana in maniera più semplice. Secondo me è un tema che va posto anche a livello appunto di ANCI, a livello di discussione tra gli amministratori locali, perché una delle problematiche che avevamo incontrato a Torino e anche in altri luoghi, per esempio per rigenerare alcuni luoghi dove c'erano anche progetti, magari anche fondi, è difficile il dialogo per esempio tra il comune e il demanio che aveva delle proprietà, tra diciamo, la proprietà della regione, eccetera. Se riuscissimo a bypassare questo tipo di problematiche, individuando per la rigenerazione urbana con interesse sociale un tema di, chiamiamolo, deregulation e anche normativo, in modo da riuscire a lavorare bene in sinergia con tutti gli enti, ma in maniera più facile, secondo me potrebbe essere una soluzione. Volevo sapere se questo tema è anche stato affrontato da altri amministratori locali o cosa ne pensate voi, che vi ringrazio tra l'altro per la relazione e per la vostra presenza. Grazie Antonino. Non so se volevate. No, No, sicuramente vai, Robby, vai. no. Allora, innanzitutto volevo dire a tutti i colleghi, visto che sono state domande molto puntuali che porterebbero a discutere per parecchio tempo, chiedo al Presidente per cortesia di farcele avere, al di là di quelle che ho percepito e recepito personalmente, perché vorrei rispondermi in maniera molto dettagliata e quindi dandovi anche una posizione ufficiale di quella che è l'associazione, anche perché mi sembra che i temi, sia il collega De Palma che il De Correa De Maria, anche perché avendo svolto per tanti anni il ruolo da sindaco, da assessori, sanno bene cosa sono, cioè credo che sia anche corretto e giusto che ANCI possa trasmettere in via ufficiale quella che è la posizione. Quindi chiederei al Presidente Battilocchio per cortesia di raccogliere eventuali domande anche dall'ultimo intervento di Aiello e di tutti gli altri, in modo tale che così come ANCI mi impegno a farvi avere in maniera precisa e dettagliata una risposta puntuale su quelle che sono osservazioni, anche perché sennò si rischia a molte delle cose che avete richiesto di non darvele oggi quelle risposte che sicuramente possono essere utili e importanti anche in quello che è il proseguo delle audizioni che voi tenete nelle altre città, ma soprattutto anche in poi quello che è la predisposizione, il lavoro che dovrete portare avanti anche in quelli che sono i diversi documenti, diversi atti parlamentari, perché ovviamente non c'è solo il tema delle risorse, ma che c'è anche il tema di quello che è l'insieme normativo, giuridico, che comunque nei provvedimenti, tenuto conto con il rispetto di tutto e di tutti, partendo dall'ottima considerazione del collega De Palma, che è vero che ci sono le perie, è vero che ci sono le città metropolitane, è vero che ci sono i piccoli comuni, ma è vero che c'è anche quella terra di mezzo che comunque va dai 5 ai 50 e 15, che comunque bisogna dare le dovute attenzioni. Quindi proprio perché mi sembra corretto e giusto, ancora una volta ribadisco, risponderemo puntualmente alle vostre domande, quindi chiedo al Presidente Battilocchio di potercela fare avere, in modo tale che sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista politico abbiate un'informazione precisa e dettagliata di quella che è la nostra posizione e anche del lavoro che gli uffici stanno portando avanti con dedizione, anche in quella che è l'interlocuzione quotidiana con i ministeri, anche perché ben sapete, attraverso la conferenza unificata, attraverso la conferenza Stato-Città, attraverso quelle che sono le diverse audizioni anche nelle altre commissioni, sia di Camera che di Senato, noi quotidianamente portiamo la nostra interlocuzione, i nostri suggerimenti, le nostre richieste e quindi possano essere anche d'utile, anche perché la domanda e la richiesta del collega De Maria è molto articolata, soprattutto sulle aree interne, perché credo che anche su questo, proprio oggi, ho fatto una riunione con i presidenti delle ANCI regionali, abbiamo discusso anche con il collega Gentile, che in qualche momento sta portando avanti il tema delle aree interne, anche in quella che è l'interlocuzione col ministro Fitto, soprattutto sul tema SNAI, che comunque ha una forte ricaduta, anche su lì come ANCI andremo a definire una posizione molto chiara anche su quelle che sono le richieste e la continuazione di un lavoro.
coinvolgendo anche, lo dico al collega De Gammaria, anche perché essendo di Bologna, insomma, oltre che il come posso dire, colui che in questo momento ha il coordinamento ed è il presidente della conferenza episcopale, ma anche il cardinale che guida la città di Bologna, ecco, anche con la conferenza episcopale abbiamo avuto un incontro molto importante, proprio perché riteniamo anche la sinergia tra due livelli così importanti dei territori insieme alla parrocchia possa anche contribuire proprio su questo tema, anche perché, come tu e come voi ben sapete, il tema del controesodo è anche essenziale per quella che è la politica dell'ANCI, quindi non solo il riversamento della popolazione sulle aree metropolitane o le periferie con grande rischio di quello che enunciavo prima, ma soprattutto il tema del controesodo, perché evitare che la popolazione abbandoni le aree interne, le aree marginali, le aree rurali, anche, e se mi permette anche qui non voglio aprire perché sennò stiamo qua a discutere per vari giorni, quello che è un tema che oggi sta colpendo tutti del dissesto idrogeologico, perché credo che preservare le aree significa anche far continuare la popolazione a vivere in quei territori che non sono solo importanti per la continuità, come dice il Presidente Mattarella, di quella che è la spina dorsale del Paese, che è composta 8.000 comuni, ma in modo particolare anche sul tema del controllo del territorio. Ecco, quindi grazie per le vostre osservazioni e Presidente, come le ripeto, sarà mia cura e nostra cura farvi avere le risposte puntuali a ogni vostra osservazione e richiesta, non solo quelle di oggi, ma anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Al Presidente Pella, grazie al Vice Sindaco Scozzese, grazie all'Assessore Zuin, grazie alla Dottoressa Nicota per questo bel momento di confronto, e io credo che sia un lavoro che dobbiamo continuare a portare avanti insieme sulla base degli spunti che oggi ci avete dato. La relazione che ci avete presentato, molto articolata, sarà trasmessa a tutti i commissari. Grazie, e dichiaro chiusa l'audizione.